Manuel Gasparini, ben trovato a Pescara. Intanto, come mai questa scelta? Intanto grazie per il benvenuto. E la scelta è arrivata, diciamo, all'improvviso, è stata una trattativa veloce, la sappiamo tutti la storia del Pescara, quindi è un'occasione importante e non ho potuto dire di no. Ecco, a Potenza sei stato un anno e mezzo praticamente titolare, poi negli ultimi tempi cosa è successo? Negli ultimi tempi, secondo me, il calcio è così, ci sono delle scelte che vanno rispettate, l'importante è non aver mollato mai e comportarsi sempre bene. Senti, è dura giocarsi il posto qui perché c'è Prizzari che sta facendo molto bene. No, sicuramente sono consapevole che Alessandro è un gran portiere, però sono consapevole anche dei miei mezzi e so che posso imparare tanto da lui. Ecco, una scelta temporanea, ma pensi di poter restare qui? Ora vedremo come andranno le cose chiaramente, ma speri di poter aprire anche un ciclo qui? Alle vicissitudini del mercato, soprattutto futuro, non lo so, però i primi giorni l'impatto è stato molto positivo con i ragazzi, l'ambizione della società e anche con la città, quindi qui mi trovo molto bene, quindi sarei contento. Sei friulano, parliamo di Meret, Provedel, Vicario, Scuffet, una grande scuola quella friulana, anche il passaggio nell'Udinese Calcio. Ci spieghi, insomma, se hai dei modelli tra questi? Ma sicuramente questi modelli da te citati sono quelli che mi hanno preceduto, hanno fatto, diciamo, un percorso come magari il mio, diciamo, più Vicario, che magari è partito da qualche categoria inferiore rispetto a Scufetto o Meret, che si sono subito catapultati in B. Quindi i modelli sono quelli, vari Perisan, Vicario, Meret e Scufet, che siamo, diciamo, impostati come tecnicamente allo stesso modo, siamo molto simili. Hai fatto anche il debutto in Serie A, ci racconti quell'emozione? Ma era... io quell'anno ho fatto il terzo portiere fisso in prima squadra, quindi diciamo che l'obiettivo di quell'anno era innanzitutto migliorare giorno dopo giorno. E l'obiettivo, diciamo, il premio, tra virgolette, era appunto l'esordio, che è arrivato appunto a San Siro con l'Inter, quindi l'emozione è stata, cioè, me la porterò per tutta la vita. E peccato che non c'era tanto pubblico, quindi, per la questione del Covid, però me la porterò sempre dietro. Immagino tu abbia sentito più volte parlare di Zeman, adesso ti allena, ci dici qualcosa anche da questo punto di vista? No, sicuramente ne ho sentito parlare e anche visto in TV, perché quando ero piccolino vedevo la Roma e varie squadre, quindi sicuramente con Zeman è un... con Mr. Zeman è un altro punto che posso migliorare, diciamo, essere un portiere più dinamico, e so che lo migliorerò.